Io sono di una famiglia umile, modesta. Mio padre faceva il carrettiere, aveva un cavallo e un enorme carro con cui faceva l'autotrasportatore, a quei tempi là. E mia madre era una serva a ore, come si diceva, una serva, una donna di servizio a ore. E quindi io ho avuto la fortuna di avere dei genitori che hanno insistito affinché io studiassi. All'epoca c'era una scelta tra le medie e le commerciali, già, quindi mi fecero scegliere le medie e poi feci l'istituto tecnico qui a Reggio, l'IT a Reggio. Sono diplomato per il perito industriale, che non ho mai esercitato, nonostante in quei tempi, nel 67-68, quando io ho fatto la quinta, fossimo ricercati proprio da parte delle aziende reggiane, i Lombardini, Goldoni, questa miriade di piccole e grandi aziende che avevamo noi, perché io ero, la mia famiglia era vicina al PC, insomma. Non iscritti, ma vicini al PC. E quindi il PC frequentava un po' la politica sulla base di esperienza fatta anche a Reggio, soprattutto qui in città. Le prime esperienze, non eravamo alle lotte del 68, perché eravamo molto, abbastanza prima, però insomma l'idea della partecipazione, dei primi movimenti giovanili, insomma, c'erano già in embrione. E quindi abbiamo avuto questo rapporto, insomma, mi hanno chiesto in qualche modo, insomma, mi ricordo, se fare il segretario della FIGC, qualcosa del genere, e cominciai un po' da lì, Quindi segretario in questo caso su. su in montagna a Castelnuovo, sì. Siete di Sì, Castelnuovo, tra l'altro. perché io sì, ero di Castelnuovo, perché d'estate poi si rientrava, io facevo sempre qualche lavoretto, ho fatto il commesso presso una drogheria, il cameriere in un bar, oppure a Riccione con l'Etli, che era questa associazione delle CGL. Facevo il cameriere, insomma, non avendo grandi mezzi, si cercava anche ovviamente di lavorare, non si faceva vacanza. Difatti, l'ultimo anno, quando io feci il cameriere a Riccione, mi ricordo che il mio stipendio era superiore a quello di mio padre, quindi per me era un fatto notevole in questo senso. Con una tradizione di mezzadrille, ma sai, qui i mezzadri, no, non la tradizione reggiana, proprio la tradizione montanara, insomma, mezzadrille della famiglia di mio padre, mentre della famiglia di mia madre, piccoli contadini con un periodo invernale che mio nonno trascorreva a lavorare nelle cave di Carrara, e lì incontra il movimento anarchico. E mio nonno, questa te la devo dire, perché proprio strutturalmente io credo che fosse anarchico. Il 1º maggio, in epoca fascista, quando non si poteva vestire dalla festa, si vestiva dalla festa, si prendeva un garofano rosso, si metteva l'occhietto del vestito e andava in centro a Castelnuovo, perché abitavano un po' fuori Castelnuovo, 1 chilometro circa. Ovviamente lo prendevano, gli davano olio di ricino, lo menavano e mia nonna, poveretta, lo andava a recuperare. Però questo era il suo modo di protestare, celebrando il 1º maggio in questo modo qua. Quindi ho un po' questa storia, questo Questa è la background. storia che ti ha raccontato tua mamma? Me l'ha raccontata mia nonna prima, perché ho vissuto anche un po' con mia nonna. Quando è morto mio nonno, ha vissuto in famiglia con noi, la nonna.
E poveretta me lo raccontava disperato perché dice che lo andava a recuperare in condizioni che erano drammatiche. Questo è un po', diciamo così, gli elementi significativi di questa storia. Mi interessava questa cosa, cioè, appunto, cioè il quadro quindi è un quadro di, diciamo, diciamo di una dignità, però anche di una povertà, proprio, no? Certo. Diciamo, quindi rispetto alla montagna. Tu dicevi che quindi loro vogliono farti studiare, quindi c'è l'idea che il figlio deve migliorare Certo, o emancipare, anche forse questa cosa, si può esatto. usare. Sì, ma si può usare Sì. perfettamente, soprattutto a mia madre, ma ha sempre con difficoltà sostenuto, insomma, si faceva veramente fatica arrivare alla fine del mese. Mi ricordo che, comunque, siamo agli anni 60, 60, io ho fatto scuole superiori in quegli anni lì, insomma, 64, 65, 66, 67, mi sono. Tu sei del 47, fine 47? 47, quasi 48. Sì. Avevo 500 lire in tasca, e tieni conto che si fumava. Quindi con 500 lire io, vabbè, ero in collegio e Vitto era pagato all'epoca dalla provincia. Però, sai, in una settimana 500 lire non era mica molta. Pagare anche il biglietto del corriere per andare e tornare. Tu quindi se ci scendevi le lunedì mattina? Scendevo ogni mattina. Il primo anno eravamo ospiti degli artigianelli, quando ancora andare a ristrutturare una situazione veramente drammatica, Là nell'emergenza, sì. quando non c'era calorifero, i vetri rotti, i topi che ti arrivavano sulle brande, una cosa incredibile da raccontare. Poi è stato ristrutturato, è stato fatto quello che è stato fatto, ma veramente un ambiente pazzesco, e protestammo ovviamente. La provincia, gli anni successivi, ci fece ospitare al Dante in Quindi, cioè, non hai fatto, come forse facevano molti in montagna, il seminario tipo inferiore, via. No, queste. no, no, sono sempre andato, ho fatto la scuola pubblica. Avevi diritto a una borsa in qualche modo? Avevi dei buoni voti? Non so come funzionava. No, no, è che cominciammo le prime e la seconda a Castelnuovo Monti del Liti, perché la provincia aprì Liti proprio quando noi cominciammo. Quindi intorno al 62, 60, No, sì, 61. quegli anni lì. E poi la provincia, dato che non provvide a fare il terzo, quarto e quinto anno, perché c'era bisogno dei laboratori, c'era bisogno di investimenti di un certo tipo, e noi eravamo poi una classe, due classi, niente di più, insomma, una ventina di persone, 25, che frequentavano, convenne di ospitarci sulle spese presso, prima, ti ho detto, gli artigianelli, poi dopo si trasferì negli anni successivi a Dante in via Emilia, insomma, qui in Piazza Giobetti, un poco. Tu avevi un'idea di cosa fosse la città all'epoca? No, direi che l'ho vista per la prima volta in quegli anni lì, scendendo, quando la città ancora aveva 120.000 abitanti, mi ricordo. Adesso è successo un po', che ne abbiamo un po' troppi forse, insomma, rispetto a una violenza del territorio che forse andava un pochettino meglio gestita e con dei problemi che sappiamo quali sono. Sì, ma la città, essendo piccola, essendo fatta di reggiani prevalentemente, e di retto reggiano era l'uso comune. Adesso, se parli il dialetto reggiano, non ti capisce nessuno. Vabbè, il mondo è cambiato, per l'amor di Dio, ma dopo, in quegli anni, ci furono, diciamo così, l'emigrazione, soprattutto a meridionale, quello che conosciamo, Cutro, eccetera, eccetera, insomma, quegli Sì, anni lì. appunto, cioè, adesso è vero che tu venivi da Castelnuovo e non è che venivi, che insomma, magari da Livonia, da Posillipo, quindi avevi già, conoscevi già di fatto una piccola città, ecco, Ma sì, come ma Castelnuovo. perché io, avendo fatto, ti dicevo, il cameriere un po' in giro, Ma anche qui girare, giusto? a Riccione, di qui e di là, insomma, in qualche modo non
era proprio caduto sulla Luna, insomma, mi rendevo conto. E Dicevi poi che attenti, la città non era quella che noi vediamo adesso. Negli anni 60 la città era veramente abbastanza anche povera. Non era così lussureggiante, piena di luci come oggi, insomma, non c'erano le luminari per Natale. sì, tu ricordi questo, non c'erano No, 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 proprio non me le ricordo, le luminari sono qualcosa che viene molto dopo, no? Ma per dire sì, era una festa, eccetera, c'era San Prospero, più o meno non è cambiata di molto, insomma, c'erano i banchi, sempre di Corso Garibaldi, ma per il resto non c'erano grandi feste, grandi cose, insomma. C'era la Reggiana che giocava al Mirabello, su un campo sportivo che forse non c'aveva neanche l'erba, c'era la carbonella. Nella storia del Mirabello, il passaggio Carbonella a Prato è della fine degli anni 60. Sì, ma mi ricordo che noi. Non so, sì, qualche partita la riuscimmo ad andare a vedere perché avevamo dei conoscenti che abitavano, sai, su quei palazzi di fronte all'Europa, all'Hotel Europa, infatti c'erano tutti i terrazzi che erano pieni di gente che guardava la partita. Perché c'erano già, cioè, c'erano altri montanari che tu conoscevi, cioè, magari parenti o amici dei tuoi, Qui qualcosa. giù in Sì, città, all'epoca, no, insomma. no, non avevo, no, non avevo, Cioè, ci sono queste filiere che si no, creano, no, no, ma ti dirò che i montanari, sì, tanta gente veniva a lavorare in città allora, qua era stata le Reggiane, e poi dopo era Lombardini, ma. Il grosso di Castelnuovo Monti è emigrato, come tutta la parte alta dell'Appennino, verso la Toscana, verso il Milanese, Milano. Ecco, Milano mi ricordo che quando ero sindaco, tutti gli anni venivo chiamato ad una sorta di celebrazione, se non mi ricordo più quale tipo, al Circo degli Emiliani Romagnoli a Milano, in via Bellezza, dove il comune vi aveva dato dei locali ampissimi, dove c'era un bociodromo, c'erano un sacco di cose, c'erano tantissimi di questi emiliani emigrati che avevano come punto di riferimento questo circolo emiliano Romaioli in via Bellezza a Milano, che adesso ovviamente è stato, credo, con i leghisti che conquistano il comune, credo che gliel'hanno ridotto, ma forse non c'è neanche più. Questo, diciamo così, questo nucleo che si è integrato Invece definitivamente. sia un nucleo più antico che dopo. Sì. Bella questo ricordo, magari, però qui siamo un po' dopo. Adesso proseguiamo in maniera più cronologica, no? Che Giuseppe anche ci sta seguendo, mi pare. E qui dicevi questa cosa, che allora, hai questa formazione familiare, che è benissimo inquadrato, però dici quindi che diciamo, dove vedi la politica la vedi a Reggio, cioè città a Sì, Reggio. sì. Ecco, ti ricordi appunto un episodio, una persona, insomma, qualche. Gli insegnanti, c'erano alcuni insegnanti, c'erano quegli insegnanti che, come si sa, sono quelli che ti lasciano il segno e quelli che te li dimentichi. C'erano due insegnanti, un insegnante e un ingegnere, insegnante di disegno, veniva chiamato il Negus ed era notorio, forse potresti anche averlo, no, chiamato il Negus, è un insegnante che lasciava l'impronta, insomma, ti affascinava. Ed era un E ingegnere, un perciò. Che ingegnere, sì. ne è questo soprannome che si usava magari? Non lo so, non lo so. Questo, comunque era reggiano puro, si parlava sempre in dialetto reggiano, Sì? e la discussione politica era. Lui era repubblicano. E ovviamente la discussione era fortissima con l'espressione della sinistra, diciamo così, con chi esprimeva idee di sinistra.
E mentre invece avevamo un capo officina, di cui non ricordo il nome, anche questo reggiano puro, che era dichiaratamente comunista, con il quale ovviamente il dialogo era molto più facile, era più accordo che dialogo. E quindi insomma ci veniva quasi in soccorso, ci aiutava, ci spronava. Cioè, tu ricordi, tanto eravate in Gardegna all'epoca, Sì, via Trento Trieste. Trieste. Ti ricordi quindi che da parte di adulti, anche In sempre quel adulti, bellissimo edificio storico e architettonico che molto bello, certo. sì. Fu una Che delle non volontà. so chi, ecco, chi l'abbia progettato perché. Vabbè, adesso il nome dell'architetto non mi ricordo, mi ricordo l'assessore socialista, cioè, che lo volle. Davvero? Sì, Soglia, sì, quando c'era ancora Prampolignano. Poi quando l'hanno inaugurato l'avevano già buttato giù, cioè già, il fascismo era già, c'era già commissariato il comune, Ho però capito. era nato con questo progetto. E, sì, Giuseppe Soglia, però l'architetto non lo ricordo adesso. Beh, comunque bellissimo l'edificio, anche dentro credo che, almeno per l'epoca, era molto funzionale. No, poi importante, cioè, comunque ricordi che per fare meccanica c'era una bella scuola. Sì. Quindi, insomma, la città su questi ha investito indubbiamente. Beh, ma sai, noi avevamo le grandi aziende, insomma, cioè, come ti ho detto, Goldoni, La Lombardini, Goldoni anche. la Goldoni, ma poi ce n'era un'altra ancora. Adesso è in crisi. Sì, altra ancora. Comunque. Adesso poi siamo arrivati alla meccatronica, lo sviluppo naturale è andata. Ma mi interessava questo fatto, questa circostanza, che tu dici che c'erano qui degli adulti insegnanti Sì. che tra l'altro erano poi nella scuola dove apparentemente si bisogna occuparsi di roba tecnica che invece, o tecnologica, che introduceva quindi gli elementi di vita sociale, di vita Sì, politica, di ma vita morale, non lo non so, tutti, insomma, c'erano anche ovviamente quelli sì. che proprio non gli fregava niente, non intendevano assolutamente parlare di politica e di problematiche sociali, mentre invece lì c'era proprio lo stimolo perché ovviamente, per esempio, questo professore ti provocava lui stesso, capito? Una volta che tu ti eri manifestato, ti provocava per proporti anche le sue idee, ovviamente. E quindi il dialogo era quasi naturale che veniva. Insomma. Quindi Poi non era dopo perché ti dirò che io l'ho ritrovato tantissimi anni dopo perché questo signore, sua moglie è ancora vivente, lui è morto da tempo, ma hanno costruito poi una casa su in montagna e molto spesso ho avuto occasione anche 20-30 anni dopo di rincontrarlo e parlare con lui, sorridere sui tempi andati. Insomma. in questo caso che tu ricordi, non tanto un dialogo personale, ma era collettivo, cioè quindi c'erano anche altri come te Sì, che però scambiavano. ti dirò che eravamo in pochi che manifestavano opinioni politiche. Lì la classe era abbastanza variegata. Noi prevalentemente eravamo di montagna, ma avevamo anche una presenza di persone anche, non dico della città, ma soprattutto della bassa novellara. Per esempio c'era il figlio di Slanzi. Slanzi è un imprenditore, per esempio. E quindi era abbastanza variegata, ma non è che in montagna tutti fossero disponibili a parlare, fossero di orientamento, diciamo, di progressista di sinistra, insomma. E anche quelli che magari erano di orientamento di sinistra qualcuno oggi è iscritto all'ANPI, ma non manifestava le sue idee Sì, politiche quindi all'epoca, per dire. anche nel No, frattempo. non era una situazione rivoluzionaria, per dire. Ecco, quando tu mi hai fatto una domanda per capire il mio impegno politico nasceva. È nato anche in città e nella scuola. Però all'epoca non eravamo di fronte a grosse manifestazioni, iniziative, poi tu lo saprai, in quegli anni lì il 68 era ancora da venire, insomma, ecco.
Quindi non è che ci fossero grandi fermenti. Sai, cioè, la legge quella aveva avuto, diciamo, Gli anni negli anni 60, 60, cioè il 7 luglio, lo so, certo. quindi poi interessante perché viene appunto, comunque, senz'altro c'era una distanza culturale all'epoca maggiore di quella che non può essere oggi tra Sì, la montagna e la città. indubbiamente, sì. Tutta Quindi voi della montagna vi avete messo tutti nella stessa classe, voi. la stessa classe, sì. Questo, Ci si erano bollati con i ok. montanari, sì. Difatti ci prendevano anche in giro i montanari, eravamo bollati, insomma. Io no, veramente non ho mai sofferto questo problema, comunque, ma abbiamo sempre anche cercato di vivere al di fuori di quel contesto, insomma, anche se a Dante, per esempio, noi eravamo sempre, non c'eravamo solo noi, c'erano anche in collegio anche altre persone che non venivano dalla montagna, quindi, ma anche le nostre amicizie erano fatte anche con gente della città, insomma, non è che c'era una sorta di cerchio ristretto di montanari, insomma. Sì, era più una sfumatura, diciamo, Sì. se vogliamo, una nota di colore. Poi, sai, non era facile anche essere liberi di avere un rapporto qualunque con la città, perché eri in collegio, c'erano dei, come si chiamano, chi ti Degli, controllava, ah, adesso non mi dei ricordo. sorveglianti proprio. Sì, c'erano, vabbè, adesso non mi verrà in Cioè, mente. Sì. guardiani, sorveglianti, degli istruttori, non so di nome. Sì, hanno un nome. Ma niente in tutto, insomma, è che ti seguivano, che tu non dovevi, se eri lì e c'era ora di studio, dovevi studiare, se c'era un'ora di ricreazione, non so, c'era un campetto di pallavolo, di pallacanestro, si poteva giocare, ma alla sera tu non potevi andare dove ti pareva, se andavi fuori, magari qualche sera, non tutte le sere, dovevi rientrare a una certa ora, e c'era il controllo, insomma, tu non potevi andare dove volevi, insomma, ecco, no? Insomma, erano dei tutor, ma anche di più, ecco. Sì, ma chiamiamolo tutor adesso con termine Veramente, moderno, quando mi viene in mente poi ti... assistente, assistente. Sì, cioè, che erano persone generalmente che facevano l'università, erano in collegio, facevano l'università, si guadagnavano probabilmente due soldi, ma avevano questa responsabilità di sorvegliare. Che la gente seguisse le regole, insomma, soprattutto per quanto riguardava lo studio e l'uscita e l'entrata. Quindi, cioè, tu non ricordi delle manifestazioni a cui tu hai partecipato, ad No, in esempio? quella fase no. In quella fase no. Non andavi neanche in via Toschi, che già No, c'era. no, sì, ci si passava, c'era il circolo Gramsci, specialmente poi noi eravamo ad Artigianelli, Ah, nel vabbè, sì, beh. primo anno sì, eravamo. Sì. A Circolo Gramsci si andava, Andava. perché c'erano i giochi, c'erano la possibilità di giocare a carte, ma sai, anche lì eri sempre in qualche modo sorvegliato, non è che potevi andare lì e fare quello che volevi, ma non perché era proibito andare lì, ma perché c'erano degli orari dentro i quali tu dovevi stare in collegio, insomma, non andare fuori. Niente, allora ecco, vediamo, perché hai detto che hai fatto la fisicia anche il segretario, dopo cosa succede? Poi c'era. Ma sai, la fisici era più un... Sì, va. Ma perché c'è un congresso del PCI e io ero invitato ad andare, credo che intervenii dicendo forse anche un sacco di baggianate, allora c'erano teste calde, così, insomma. Io credo che il PC fosse molto in difficoltà, ah non credo, sono sicuro, era molto in difficoltà il PC dal punto di vista dei quadri,
Sì, in montagna. E quindi trovare uno che va là, che interviene, subito mi hanno fatto la proposta, che io poi gli dissi, guardate che io riesco a combinare poco, perché sono sempre giù a Reggio a studiare, quindi io difatti credo che proprio combinai poco, insomma, ma fu in qualche modo, insomma, una sorta di avvicinamento. Poi quando finì, in attesa di andare a militare, lì è stato poi il momento in cui c'è stato un avvicinamento al partito, partecipare un po' alle riunioni, a cui eri invitato, insomma, senza magari essere iscritto a roba del genere. Insomma. Ricordi chi era che ti avvicinò del partito, che ti fece le proposte, cioè che aspettava le persone puntualmente, insomma. Sono tutte morte. Uno si chiama Natale Caroli, che è stato il sindaco a Collane. E uno era Messori Lucio, a Cervarezza. Erano tutti e due funzionari del PC. Poi in seconda battuta, Battistessa un po'. Furono questi due che mi proposero e mi avvicinarono, sì. Lucio. Natale Carri e Messori Lucio. Quindi tu fai la FIGC ancora prima di finire il diploma. Sì, ma però ti dico, la FIGC è più sulla carta che non di fatto, insomma, anche perché lì non c'era nessuno scritto la FIGC, capito? Io avrei dovuto mettere in piedi tutto, ma Ma come fai? veramente? Ci stai No, raccontando una Castelnuovo Monti un po' imprevista. la situazione Perché io penso, cioè, stare sul crinale è una cosa, ma Castelnuovo, se pensi è. fosse un po' No, più ma strutturata. sì, il partito era più strutturato, aveva un sacco di iscritti, il partito, molti iscritti, moltissimi iscritti, ma la FIGC proprio è un partito, sì, gli iscritti è già abbastanza avanti con l'età, abbastanza avanti. Adesso, cavolo, io adesso ho più di 70 anni, dico avanti con l'età, e io che avevo 20 anni, loro ne avevano 50 o 45, per me erano già avanti l'età, insomma, per dire. Però elementi nuovi non c'erano. Aveva i quadri che erano quelli della Resistenza, Sì. e dopo non c'era stata un'immissione di una generazione No, successiva. assolutamente. Erano quelli lì, erano quelli che avevano partecipato alla Resistenza e non. Sì, è così. Questa immissione di generazioni che avessero. Il fenomeno rilevante è che io a quel punto vengo richiesto a un colloquio con la Lombardini per andare a lavorare a Lombardini. Perché all'epoca ti venivano a chiamare loro, non è come adesso che devi andare a pietire un posto di lavoro e poi non lo trovi. In questo settore c'era molta domanda, insomma. E contestualmente queste due persone, soprattutto Messori, dicevo, Carli, mi proposero perché no di fare il funzionario del PCI. Non so le ragioni, forse avevano una strana fiducia nei miei confronti, non lo so, forse volevano introdurre un quadro giovane. Morale della favola che io a quel punto mandai rinunciai ad andare a lavorare a Lombardini per fare il funzionario del PCI. Possiamo immaginare che ti pagassero molto meno. Allora, beh, niente, lo stipendio lo sappiamo tutti com'era, lo sa anche Pezzarossi, qual era lo Ma io stipendio. non lo so però. Ma quello dei metalmeccanici, partivamo Ah, dall'operaio metalmeccanico, partivamo dalla situazione più bassa. Poi ok. dopo c'erano i. Vedendo le cose da dopo, stanno pagati i contributi previdenziali. Me li hanno pagati, sì. Cioè, te li pagavano quando porti quei primissimi anni, te li hanno pagati subito. Sì, subito, subito. Perché per quelli invece della FIGC, funzionari, Sì. non lo fecero. No, ma io non ero inquadrato come FIGC, perché No, come. eri incontrato come partito, Sì, capito? come partito.
che parla per l'esperienza sua diretta. Sì, ma ce ne sono di quelle cose lì, ce ne sono. Anch'io ho scontato delle problematiche di questo genere quando sono dovuto andare in pensione, perché da sindaco ovviamente non si pagavano più i contributi perché c'erano quelli figurativi, però nel frattempo. Non so quale casino hanno combinato, insomma, so che ho perso degli anni, ho avuto qualche problema. E che ne avevo parlato poi anche con suo fratello e mi disse che questo fenomeno era abbastanza diffuso, insomma. Diffuso. Il Chico, non lo so, o chi per lui. Cioè, il Chico Il Chico è morto anche lui del recentemente, Cattellani, esatto, Cattellani, sì, Pio era Cattellani. lui che oltre ad altre cose teneva anche Quindi il Chico ti ha versato i contributi, bene. il Chico, sì, mi ha pensato di contributo, no? Niente. Poi cosa stavo dicendo? No, dicevo il fenomeno invece rilevante, perché c'è un fenomeno rilevante. C'è comunque alla fine degli anni 60 e i primi anni 70 un grosso movimento, diciamo così, di giovani non iscritti al PC, che cresce, che si muove. E io ho la fortuna, non dico la capacità avuta, di in qualche modo di fare la tradunione tra il PC e questo gruppo di giovani che si dette un'associazione chiamata Nuova Montagna, che diventata famosissima perché associava all'interno varie figure che sono diventati sindacalisti, parlamentari, rettori universitari Dici qualche nome per così. Il parlamentare è diventato Giovannelli, per esempio, che era di famiglia socialista, proveniva da famiglia socialista. Il rettore universitario è Borghi Lori. Sindacalista è Pietro Serri, che è morto purtroppo, no? Lavorava nel settore edili. Veniva dalla Cides, ti ricordi la Cides Qual è la Cires? cooperativa edile? Della montagna, sì. La montagna, grossa cooperativa, 180 dipendenti, C'è il aveva capo Carpinetti, quello forse. Garpinetti, Feline, quella zona lì, sì. Caterina, esatto. Aveva la sede Feline. Questo movimento, Ma anche la Cleonice Vigneto di centro o proprio i Cleonice giovanili? Vigneto è già di estrazione, comunista, già di famiglia comunista. E quindi non passa attraverso La nuova montagna. Nuova Montagna. Pensa che quando è stato eletto a rettore questo Borghi Loris, medico dell'ospedale universitario di Parma, gli hanno fatto, per fargli il suo avversario politico, gli ha fatto campagna contro, tirando fuori questa storia di Nuova Montagna, dicendo che era un'associazione di estremisti, che non era vero. Cioè noi, mentre a Grottaferrata facevano i campi estivi, le Brigate Rosse, gli Azzolini, eccetera, eccetera, a Grottaferrata di Casina, no? Sai, al bar di Gianni li sono trovati, al ristorante Sì, da Gianni. ma il ristorante è una cosa, tu parli di esercitazione, No, quindi dici. facevano dei seminari estivi, Sì, cioè, ok, va bene. noi questa Nuova Montagna non si collocava su queste posizioni, si collocava su posizioni, diciamo così, che loro pensavano di essere più avanzati del PC, più a sinistra del PC, però non, di fatto questi diventano il gruppo dirigente nuovo del PC, perché questo Borghi diventa presidente del consorzio, sai, quando in attesa il trapasso dal niente, dove eravamo dal punto di vista sanitario, alla riforma sanitaria con i consorzi, Ah, sociosanitario, col socio ok, sanitario, va eccetera, eccetera, bene. lui diventa presidente del consorzio socio sanitario. Nel frattempo si decide di comprare l'ospedale, che è privato, di Marconi.
ospedale che viene, non viene regalato, viene comprato su quanti miliardi da parte dell'ospedale di Santa Maria, Santa Maria, l'ente ospedaliero Santa Maria, prima della riforma sanitaria, compra l'ospedale di Castelnuovo Monti, vende un pezzo di Non è un patrimonio, lascito della famiglia. vende un pezzo di patrimonio suo, perché aveva molti lasciti, Santa Maria. Santa Maria, e vende un pezzo di patrimonio e acquista l'ospedale di Castelnuovo, che dire l'ospedale è un'esagerazione, perché fondamentalmente c'è un cotolengo e un, ecco adesso riprendo il filo, un sanatorio. E poi dopo c'è una piccola parte dove fanno un po' di chirurgia, di quella, diciamo così, piccola chirurgia. E Perché a un punto Castelnuovo Monti non era famoso per le vene varicose, facevano le vene ti varicose. ricordi da bambino che si parlava di queste vene E facevano le varicose? vene varicose, che non è nient'altro che un'angiologia di, diciamo così, abbastanza superficiale, insomma, abbastanza superficiale. E c'era molta gente, donne, che venivano a curarsi, tuttora chi ha dei problemi, sì, non dico Castelnuovo, lo fanno anche a Castelnuovo, lo fanno dappertutto, ma forse sono quelle piccole cose che gli ospedali come quello di Reggio le delega anche fuori perché non sono granché impegnativi, insomma. Quindi viene comprato l'ospedale, viene deciso però dalla provincia che si faccia questa operazione, ma soprattutto viene decisa in quel tavolo ottagonale che conosce anche Pezzarossi, che stava in via Toschi, dove c'erano i presidenti della provincia, che non so se era Benassi o se era, il socialista Parenti, non lo so, e lì viene deciso però in via Toschi di fare l'operazione di acquisto dell'ospedale. Siamo già negli anni 70, qua, Sì, all'inizio, primissimo. siamo ai primi anni 70. Viene deciso, perché ci vuole del tempo, c'è una trattativa un po' lunga, probabilmente devono trovare i soldi, fare le vendite che devono fare, insomma, qualche anno ci si impiega. A quel punto comincia a entrare in funzione anche la riforma sanitaria. Il sindaco di Castelnuovo, Battistessa all'epoca, Era già viene, sindaco? siamo nei primi anni 70, viene indicato dal partito a presiedere il nuovo ospedale e a, in qualche modo, a dargli dignità di ospedale, insomma. Quindi viene portato ai livelli in cui è oggi, insomma, ovviamente con il tempo, con gli investimenti continui, ma soprattutto mettendo in piedi una struttura ospedaliera che corrispondesse, insomma, alle esigenze vere della montagna. E quindi c'è un problema della successione a Battistessa. Siamo La distanza forse nel 60, nel 70 in realtà al però. 76. La successione viene nel 76. Il partito discute chi è e chi deve essere il sindaco. Perché c'è la successione? Perché Battistessa viene indicato il partito a prendere in mano il nuovo ospedale pubblico e a farne, e a farne in accordo con l'ospedale di Reggio, la direzione sanitaria dell'ospedale di Reggio, la provincia, eccetera, a farne un po' l'ospedaliera come Dio comanda. Per fare questo ci vuole un presidente dell'ospedale, perché aveva le sue autonomie decisionali, eccetera, eccetera, in accordo soprattutto con l'ospedale di Reggio. Non può fare il presidente dell'ospedale con un ospedale da rimettere in piedi, quindi andare a prendersi il chirurgo primario, che è di Castelnuovo, che si chiamava Parisoli, farsi dare una mano, incontrarlo, fare brigare per vedere come si mette in piedi un ospedale,
perché noi avevamo bisogno di tutto, perché mancavano i dirigenti, mancava tutto. Cioè, dici, non era un vero ospedale moderno, insomma, ecco, in E ti ho realtà. detto, era in parte un sanatorio e in parte un cotolengo. C'erano ancora ammalati un sanatorio, in parte in cotolengo, poi dopo c'era un po' di chirurgia, dove facevano appendicite, facevano queste cose qua, come questo dito qua che ho lasciato nel tritacarne di un macellaio quando facevo da ragazzino in terza media, quando facevo l'estate portavo i pacchi di carne agli alberghi, cioè, che telefonavano, eccetera, facevo il garzone, diciamo così, anche dal macellaio, nel tritacarne, vedendo lui che non usava il pestello, ma usava le mani perché lui era abile. E anche io ci ho lasciato il dito e sono andato a finire all'ospedale e mi hanno curato a Castelnuovo. Sembra quasi che sia stata una donazione della famiglia Marconi, ma non siamo l'abbiamo pagato credo sui 9 miliardi di vecchie lire, insomma, 9 miliardi a sì, miliardi di metà anni 70? vecchie lire. Sì, vabbè, sì, Beh, negli anni 70 erano tanti. Dio buono, ci saranno tanti, ma c'è anche molto patrimonio, perché c'è molto patrimonio, insomma. Infatti ci fu anche una discussione se costruirne uno nuovo o andare all'acquisto di questo, perché c'era stata una disponibilità dei proprietari a vendere, ma qualcheduno sosteneva anche che forse era meglio costruirlo ex novo. Però costruirlo ex novo voleva dire partire da zero, mentre invece i tempi così li potevi accorciare notevolmente. Ci sta dicendo questa cosa, che è anche una decisione, quindi, come l'ospedale a Castelnuovo Monti, se ho capito bene, Sì. comunque è una decisione che passa da Reggio, Da dal tavolo, dicevi, via Toschi. quindi ha una centralità nella politica. Tutta la mia esperienza da sindaco fino agli anni 90 vede al centro il partito che è il punto di riferimento, coordinatore di tutto. Difatti le cose che sono state fatte in montagna, che sono notevoli, che però nessuno di noi le valorizza a sufficienza. Basterebbe andare a vedere le altre montagne come sono messe. Noi nella nostra montagna abbiamo il metano che è arri arrivato ormai da ha succiso. Non credo succiso, ma forse c'è il caso che sia arrivato succiso. Anche nelle piccole frazioni, voglio dire. Tu dove trovi un Appennino che ha queste condizioni qua, o zone di montagna che hanno queste condizioni? Com'è successo questo? È successo perché c'era un'azienda che era l'AGA, che era l'azienda di Reggio, che ovviamente diventa consorzio, è diventando quindi un'azienda provinciale dove tu metti assieme tutti i comuni della provincia, un'azienda che a quel punto è disponibile a sostenere anche un costo maggiore nell'investimento e soprattutto nei costi di distribuzione del metano, perché vendere il metano a Ramiseto non è come venderlo a Cavazzoli, insomma, no? Dove su 50 km quadrati hai 1.000 persone, su 1 km quadrato ne hai 10.000. E quindi anche gli utili di un'azienda, però si è fatta questa scelta. F si è fatta questa scelta con l'acqua. Perché noi, quando io sono diventato sindaco nel 76, c'erano Castelnuovo Monti a 100 piccole frazioni, c'erano 100 piccoli acquedotti. Il servizio di acquedotto fondamentalmente principale era su Castelnuovo e su Felina, il resto erano tutti piccoli acquedotti rurali, con tutte le problematiche che c'erano. C'è chi adora i piccoli acquedotti rurali, le piccole proprietà, il bene comune, eccetera, ma però questi acquedotti vanno controllati, bisogna disinfettati, perché altrimenti la gente si può infettare, le sorgenti possono sporcarsi facilmente, perché basta che un animale muoia in prossimità della sorgente, percoli e infetta tutti. Ed estate, quando c'è caldo, che la sorgente non dà più acqua, come facciamo? Siamo senza acqua. Oggi questa condizione è risolta in tutta la montagna, tranne un comune che ancora manifesta dei problemi perché non ha mai aderito al consorzio del gasacqua. Sì, Insomma, parli di bravo, qua, no? siamo ben capiti. Perché vogliono andare per conto loro, però d'estate l'AGA, con l'IREN adesso, gli manda i camion, le autobotti perché non hanno l'acqua.
Queste decisioni erano decisioni che erano supportate innanzitutto da, ti dico, da un'idea di partito che decideva queste cose. Decideva, ma le decideva non perché c'era un capo, ma perché c'erano le commissioni che si interessavano di sanità, discutevano di sanità, perché c'erano quelle che, degli enti locali che discutevano dei problemi degli enti locali, perché era, non era mia sola la discussione per fare la rivoluzione, capito? Forse non lo si è mai detto, lo dico io adesso, la democrazia non è nel fare delle chiacchiere, nel proclamare la rivoluzione, ma è anche nel fare le cose. Tu quando fai a Reggio i migliori asili, a questo punto a Castelnuovo c'è chi si preoccupa di fare l'asilo nido anche a Castelnuovo e magari in collaborazione con il comune di Reggio che ti aiuta, che ti dà il supporto, perché io come faccio con un asilo, tenere in piedi tutta la formazione degli insegnanti, ho bisogno che abbia un rapporto con chi me la fa perché ha la possibilità di farla, perché di asili ne ha 50 e mi fa partecipare anche i miei insegnanti, capito? Questo è la differenza tra allora e adesso. Adesso ognuno fa i cavoli propri e anzi fanno anche i furbetti magari farsi gli sgambetti. Allora si ragionava in termini diversi e se la montagna ha avuto quello che ha avuto, secondo me, ha un livello di vita eccellente, per molti versi superiore alla città, perché sono 25 anni che abito in città e ti dirò che dal punto di vista della condizione ambientale la montagna è notevole, è superiore, ma soprattutto se uno che lavora in montagna, c'è un pezzo di orto, va a pescare, va a caccia, va a funghi, cosa che in città non so se riesce a farlo, capito? Quindi le condizioni di vita oggi, nella situazione attuale, proprio anche Covid parlando, eccetera, eccetera, sono notevolmente migliori. Io l'ho sempre sostenuto, con anche tanti montanari che ormai credo che l'abbiano un po' abbandonato, ma avevano questa sorta di lamentela, di condizione di inferiorità, eccetera, eccetera. Non c'è condizione di inferiorità. Tu vai a raccogliere le castagne, vai a raccogliere i maroni, vai a cogliere le fragole, i mirtilli. Guarda, chi è che va a cogliere le fragole, i maroni, i mirtilli in pianura? Chi è che va a pescare in acque pulite o roba del genere? Adesso sì, adesso hai aperto una questione, diciamo, anche sull'attualità, adesso che, perché comunque Ma possiamo ci stare, stiamo negli anni siamo, 70, no, ma ci siamo, ti posso comunque raccontare molto sì, delle dimmi. condizioni, ma io poi ti racconto quelle cose, ti sto raccontando e se ti racconto altre cose, ti vado a confermare ulteriormente quello che ti ho detto fino adesso, ma che è importante, io non so quanto voi possa servire questa cosa qua, però si è perso. A Castelnuovo Monti c'è un piccolo conservatorio. C'è un conservatorio. Io sono stato di quelli come sindaco a sviluppare sì che una scuola comunale diventi quello che è diventata, anche gli altri ovviamente successivamente a quello che sono Quindi diventati. parliamo del merulo. Parliamo del Merulo. L'hai potuto fare perché avevi un rapporto tale che ti permetteva con il comune di Reggio di far sì che ti desse un direttore che era Gentilucci, un grande personaggio, Lo stesso. sì, che mandò Gandolfi, eccetera, eccetera, che tenne in piedi e ha fatto diventare una scuola come quella di Castelnuovo a livello praticamente di un conservatorio come il Peri. Gli insegnanti, i non gli insegnanti, gli esami e anche, ho visto nei vostri appunti, anche un convegno importante di musica e realtà con Pestalozza e tutti questi personaggi che a Castelnuovo Monti vennero, fecero il seminario, portarono anche quella ventata, diciamo così, dal punto di vista culturale che in città era cosa quasi quotidiana, insomma. Tu quindi stai, cioè, hai citato l'ospedale, il metano, l'acqua.
sarà anche il merlo. Quindi diciamo, sono, come le chiamiamo? Sono delle sinergie, sono delle concertazioni, con la città, perché sai che tu sai che dalla Castelnuovo viene anche patita la città in realtà, no? Anche nel senso comune, chiacchiere anche da bar che però poi si riversano, Ma se tu fai anche una preferenza oggi. adesso è patita perché devo muovere una critica anche agli attuali dirigenti, diciamo così, istituzionali, quelli maggiori, pensano a se stessi. Il rapporto ai miei tempi con la città era eccezionale, perché c'era. Si è fatto delle cose eccezionali. Il sindaco di Reggio e il presidente della provincia erano dei primi attori in queste cose, in queste realizzazioni. Senza di loro non si sarebbe potuto fare. Qualcheduno ha rinunciato a qualcosa. Per esempio, io sono stato zitto perché adesso andiamo troppo un po' sull'attualità. Perché Diciamo nemmeno una, è via. inutile far casino. A certa età è bene che ne interessino chi è ovviamente al governo. La chiusura a Castelmonte del punto nascita è una stupidata, clamorosa. E il Consiglio Comunale di Reggio si è permesso di dire delle stronzate nei confronti di questo problema. Il rappresentante della sinistra italiana, il vice sindaco, quello che era, ma lo stesso sindaco si è dato poco Sì, da fare, Sasso, Sasso. se ne è fregato altamente, Sì. capito? Beh, cosa vuoi costruire un rapporto a questo punto? Lo distrugge un rapporto, al punto stesso che adesso la frittata è fatta, decidono di riaprirli. Ma politicamente questi qui non sono politici che hanno un rapporto vero col territorio. Il problema, sai cos'è? Che a Castelmonte il calo delle nascite, che tu non hai avuto, hai avuto degli, un conflitto di interessi, per esempio all'interno dell'ospedale, perché certi sindaci dipendenti dell'USL si sono visti passare l'acqua sotto i ponti e non hanno detto niente, perché c'era una situazione di una pediatria, di un'ostetricia che è deficitaria dal punto di vista del personale. Mia figlia è andata a partorire da un'altra parte perché non si fidava, ti faccio questo esempio personale, ma sai quanti ne ho sentiti io parlando in giro di gente che, sai quanta gente che andava a partorire già prima che chiudessero fuori? Per forza c'è un calo delle partorienti e quindi fai buon gioco, ti richiudo. Poi lì c'è tutto un tema anche della formazione. Mi interessa molto questa cosa che dicevi. Noi per tenere in piedi l'ospedale Castelnuovo Monti, se lo ricorderà Giuseppe, abbiamo inventato la cardiologia Castelnuovo per tenere aperto un bricio di cardiologia per soddisfare le urgenze che possono capitare anche a uno che sta a Castelnuovo Monti, anche se è di pianura che sta cercando i funghi, ma se gli viene un infarto, roba del genere, se arriva a Castelnuovo Monti sanno come fare un primo trattamento. Sai perché c'è questa condizione? Perché abbiamo inventato che a Castelnuovo Monti gli operati di cardiologia di cuore andavano a fare la riabilitazione. Per fare la riabilitazione a Castelnuovo doveva avere un minimo di struttura cardiologica in grado di funzionare, capito? E per esempio, in questo modo tu hai dato una ragione di esistenza di un servizio anche per la popolazione locale. Cioè, ma bisogna usare la testa, se si vuole fare politica, non puoi prendere soltanto quello che viene e rispondere sempre di sì a tutte le richieste, che anche quelle insensate, capito? Bisogna sapere scegliere. Allora, di questa che quando io sono stato eletto sindaco, che avevo 27 anni, il mio sindaco. Giuseppe. Nel 76, 29 anni, 28 anni, come dici? Dopo Battistessa sei tu. Sì, allora io sono 29 forse. 29, 8-29, sì. io sono
Dopo l'elezione a sindaco sono ricevuto in... ci sarebbe da scrivere un libro su questa roba qua. Sono ricevuto nel suo ufficio che mi dà le consegne. Io non ho grandi consegne da darti, sono stato consigliere già da non mi ricordo, su qualche anno, è un po' di cose, le capisci, le vedi, le sai. Me, l'unica cosa che ti do è un ballet. Cos'è un balletto? Un ballet è un setaccio. Ballet è in dialetto montanaro, è un setaccio, un ballet. Perché il mio ballet, dice lui, ha la funzione contraria. Generalmente tu setacci la farina e il setaccio trattiene la crusca e lascia andare il fiore, la parte buona. Tu invece devi setacciare e tenere quello che ti rimane, che quello che ti rimane è quello buono, quello sul quale tu devi scegliere, perché altrimenti qui tu sarai sommerso da una miriade di richieste, Al balletto. di problemi. Quindi tu devi avere la capacità di scegliere le cose importanti dalle cose, ma nella vita credo che è un'indicazione che dovrebbe regalarla a tutti i bambini che nascono, per dire. Tu devi imparare nella vita a scegliere le cose importanti sulle quali cimentarti, fare brigare, perché le cose poco importanti, lasciale perdere, ti sono soltanto un elemento di disturbo, di confusione, capito? Io credo che questo del balletto sia, per esempio, un aneddoto, che quando è morto mi hanno chiamato a dire due parole, ho raccontato questa cosa, che era la cosa che mi è venuta più spontanea, insomma, no? Forse è anche l'unica cosa più sincera, anziché fare la solita manfrina che tutti siamo capaci di fare, insomma. Senti, ti chiedo, quindi tu, adesso so che magari ti serve domani, però devo chiedere questa cosa, perché mi interessava riprendere il filo, cioè tu diventi funzionario, e poi non ci hai detto però come l'hanno preso in famiglia, che ci interessa, la faccenda così, perché tra Lombardia e partito forse... Sì, beh, ti dirò che mio padre nel frattempo era morto Ok. e mia madre è sempre stata una persona aperta. Mia madre a 16 anni era stata mandata a fare la donna di servizio in una casa di aristocratici, non so se nobili, aristocratici sicuramente di Genova, ed era venuta a casa con una grande esperienza. Anche a culinaria alimentare, per cui non so, nella nostra dieta c'era spesso il pesce povero, l'acciuga, eccetera, eccetera, per dire. Ma soprattutto lì si vedeva questa sua formazione di una mente più aperta, ecco, meno montanara, ma non so, non tanto montanara, meno contadina, un po' tutignosa su tutte le cose. Quindi diciamo, lei ti ha sostenuto anche Sì, nell'attività. assolutamente, non mi ha detto. Negli anni 60, a quel punto, mi interessa chiederti questo, hai fatto qualche scuola di partito di qualche tipo? Io sono stato mandato a Roma prima di diventare funzionario, oppure dopo che è stato preso come funzionario di partito, a Roma da un corso di 6 mesi a Frattocchi. 6 mesi, sì. Tanta roba. Cioè, infatti io i capelli romani li conosco benissimo, tutta Frattocchi, peccato che l'abbiano venduto, comunque vabbè, abbiamo sputtanato il mondo. Frattocchi, ci sarai stato tu, Giuseppe? Beh, insomma, è abbastanza per vedere, un ambiente bellissimo. Quindi 6 mesi Hai e visto che anche il quadro di Guttuso, i funerali togliati? Hai visto anche Guttuso, i funerali togliati? Sì, tutti i quadri, quello della battaglia garibaldina, non so se ti ricordi, quel Sì, grande quadro esatto. con i garibaldini Sì. nel salone Esatto. delle assemblee. Sì, Quindi diciamo, cioè, ti hanno fatto una formazione importante, quindi hanno investito su di te. hanno investito su di me, sì. Poi tu avevi un tema in particolare che seguivi, o eri un classico
più funzionario territoriale, come Territoriale, perché dopo diventai responsabile di zona, per cui io ho cominciato lì poi un po' a avere un po' rapporti con tutti i piccoli i comuni della montagna, che erano 13 all'epoca, 12, no, in zona c'erano. Sì. Sì, perché sindaco divento nel 76, ma io praticamente con il PC parto negli anni 70, primi anni 70. e diventi anche consigliere comunale, hai Sì. detto. Quindi in effetti cioè, ti preparano in tutti i sensi, cioè, Però, 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 territorio, io, però, comune, però, io, però, no, però io non ho detto una cosa. Quando Battistessa viene, diciamo così, candidato a diventare presidente dell'ospedale e interessarsi della sanità in montagna, il partito discute chi deve fare il sindaco. La prima proposta la fanno a Borghi Loris, non a me. Borghi Loris era quell'indipendente Prima, che è sì. Che diventato poi, sì, che era diventato, che poi ha fatto il consorzio sanitario, ma lui lo motiva, dice che non lo vuol fare perché lui intende andare in fondo con la scelta universitaria e poi addirittura diventa rettore, poi, ma lo diventa 10 anni fa. un medico. Lui è medico, sì, Sì. si laurea medico e poi è primario e poi è rettore. Era comunque un partito che davanti alla successione di Battistessa e di una generazione precedente, pur essendo comunque ancora relativamente giovane Battistessa, 76, Sì, no? sì. Non pensa a mantenere la stessa generazione, fa un salto generazionale perché tanto Borghi quanto tu Sì, eravate comunque molto giovani. avevamo la stessa età, sì. Dice andiamo su della gente che sa che è lì nell'arco dei 20, cioè 20, dai 20 ai 30 e non pensa cioè decide coraggiosamente di fare un salto generazionale. In un posto come Castelnuovo, prima candida uno che non è del PC come Sì, idea, no? sì. Che vede quindi un Non ha la indipendente storia di sinistra. del PC, sì. Mentre io bene o male, insomma, vabbè, ero poi funzionario, tra l'altro io ero già, quindi andavo a fare le tessere, anche che si faceva anche quello, diffondere l'unità e a giro fare riunioni di sera, soprattutto di sera, in stanze piene di fumo. Quindi diciamo, è una discussione che si fa per un po' di mesi prima di. Sì, non dura parecchio, ma comunque. Se ne parla, si cerca di convincerlo, eravamo tutti d'accordo, per la verità indubbiamente sarebbe stata una scelta, però lui decide, non dice di no perché gli fa schifo la cosa, dice di no perché sceglierà, non dico la carriera universitaria, probabilmente anche nella sua testa, comunque lui Certo. si laurea medico, diventa primario, quindi fa tutta una carriera universitaria anche in quel senso, insomma. Va bene così perché credo che sia stato una persona apprezzata anche in quel settore, Borghi. E mi ricordo ti dico, che il suo avversario usò questa nuova montagna definendo un gruppo di estremisti di sinistra, quasi dei brigatisti, quindi che lui era un comunista, eccetera, eccetera. Sono le solite cose che si usano. Posso immaginare che la proposta di Borghi era anche dovuta al fatto che essendo in montagna c'era un tema di alleanze, no? Cioè il PC non era così tanto forte da pensare di Beh, arrivare ma da solo a. già erano un po' tutti nell'orbita del PC, questo gruppo di persone, insomma, erano già. Però avevate l'alleanza col PSI Sì, sicuramente col e PSI. forse anche con qualcun altro. No, col PSI, perché i socialdemocratici e la democrazia cristiana sono sempre stati all'opposizione. La DC era abbastanza forte. È fortissima. Castelnuovo un po' meno, noi eravamo, tanto per darti un'idea, eravamo sui 40-45%, il nostro punto massimo credo siamo stati al 47%, ma avevamo sempre bisogno dei socialisti per governare, non eravamo certamente
autonomi, insomma. Nei patti era che io Sì. smontavo e che in alternativa, se i socialisti erano condizionanti come lo erano, erano loro e noi in alternativa, anche in prospettiva, avevamo proposto, lavoravamo sul discorso Pinedoli-Leana, che poi diventa 5 anni dopo perché questa amministrazione è fallimentare, praticamente si dissolve. E la Pinedoli-Arellana fa da sola praticamente il PD, perché il PD diventa PDS PDS. e fa una strage, prende il 70%, insomma. Ah, quindi tu dici, cioè, chiaramente sei parte in causa, ma va bene, lo ripetiamo, cioè, c'è cioè, combatti stessa, poi anche con te dici, comunque c'è un'amministrazione che risponde a dei bisogni nuovi, tutta Certo. questa modernizzazione che dicevi, che sa, mette dei servizi, li gestisce e a quel punto viene anche premiata. E quindi tutto sommato dice, cioè, a quel punto Castelnuovo rimane su un certo orientamento, nonostante una giunta dici fallimentare, perché insomma, siete riconosciuti come i portatori di lungo periodo. Castelnuovo, i democristiani lo prendono negli anni 60, forse, i primi anni 60, attraverso quella che venne chiamata legge truffa, nel senso che, non so, adesso non mi ricordo bene il meccanismo, ma è un po' come l'attuale legge con cui eleggono il presidente degli americani. Ogni stato, li avevano diviso, ogni frazione. Chi vinceva lì aveva un tot di consiglieri, quindi avendo diviso, diciamo così, avendo applicato questa legge con il consenso del prefetto, perché bisogna dire che noi, prima dell'entrata in vigore delle regioni, il prefetto è una grande macchina che non ti permette di fare nulla. Con la nascita delle regioni, i controlli vengono passati alla regione stessa e quindi non c'è più questo, diciamo così, questa macchina infernale della prefettura che di fatto non ti permette di fare niente. A richiesta all'epoca, poi la legge è stata cambiata, a richiesta di una forza politica si poteva procedere con consenso della prefettura a questa forma elettorale. Sai che mi mancava questa cosa, mi interessa molto. Bisogna andare a fare una ricerca, perché adesso io te lo sto dicendo un po' così in modo grossolano, perché sono passati tanti anni. Però questa tipologia di elezione avevano fatto sì che ad alcune zone dove loro, la Democrazia Cristiana, era molto più forte, erano riusciti da rassegnare un certo numero di consiglieri. Tale per cui, insomma, tutta questa operazione permise di vincere Cioè, quindi le elezioni. non era tanto il numero complessivo del comune, questo è interessante perché sono anche gli anni in cui, ti chiedo conferma, in cui oltre alla famosa grande migrazione, cioè che hai raccontato, ma immagino ci sia anche questo movimento verso il centro di Castelnuovo, Sì. per cui le frazioni in realtà si spopolano almeno in parte rispetto a prima e si allarga il centro di Castelnuovo. Sì, ma Castelnuovo assorbe prevalentemente dai comuni della tutta l'alta montagna. Torno, sì. Sì, perché lì c'hai i servizi, c'hai le scuole, c'hai l'ospedale e tanta gente che ha avuto modo anche di conoscerti, diceva che abitava lì che dice, ma insomma io mi compro un appartamento a Castelnuovo perché in vecchiaia, quando sei vecchio, c'hai più comodità. C'hai le sicurezze, l'ospedale vicino e quindi tanta gente. Quindi non è che da Villa Berza si va a Castelnuovo, No, no, quindi. per quello non è, il fenomeno non è quello. Castelnuovo aumenta comunque di popolazione e aumenta anche Castelnuovo Centro, ma soprattutto perché raccoglie anche dall'esterno, perché c'è molta gente che viene anche da fuori che abita Castelnuovo, viene a abitare Castelnuovo Monti, ma soprattutto raccogliere i comuni più lontani, insomma. Ma allora all'epoca come vi regolavate su un tema, no, che è rimasto cruciale per la montagna, come insomma, quello dei contadini, ecco, no? Oggi si parla di Valle Reggiana, ma la sostanza è quella lì. L'Appennino, diciamo, l'area mediana dell'Appennino ha tuttora una
Con i una infrastruttura contadini importante diventa il difficile, rapporto eh. ai miei tempi era abbastanza difficile perché non abbiamo detto altri investimenti che sono stati fatti in questo. Quando io arrivo sindaco non c'è un depuratore, si scarica tutti i fossi, fossi, fiumi, torrenti. Ognuno scarica, che sia un macello, che siano gli scarichi civili, che siano le porcinaie. Noi in provincia di Reggio, Giuseppe mi è di conforto, avevamo più maiali che abitanti. E un maiale inquina 10 volte un abitante. E le feci di un maiale non riesce a depurarle, perché i maiali vengono trattati con antibiotici, vivendo in comunità. E l'antibiotico non viene digerito, ma viene passato. Se fai un depuratore, se in un depuratore immetti le feci del maiale, ti ammazza tutti i batteri del depuratore che servono per la depurazione. Quindi devi trovare un sistema dove questa gente qui non deve sversare nei fossi, nei torrenti. Noi avevamo 13 latterie a Castelnuovo Monti e tutte sversavano, lavavano le porcinaie e andavano nei fiumi. E a Rimini c'era la famosa eutrofizzazione dell'Adriatico. Quando noi, mi ricordo che andavamo in riunione a Regione, eravamo accusati di essere quelli che li mettevano in croce loro per l'estate. Allora la tecnica, la scienza, diciamo così, ci venne in aiuto e tu dovevi obbligare ogni latteria a costruire delle vasche doppie, dove questo liquame veniva tenuto a macerare per 3 mesi. In 3 mesi diventava un concime eccezionale. Però far fare ai contadini, multarli, denunciarli, i presidenti di latterie, e far fare ai contadini queste cose non è che ci riempiva di molti consensi da parte di questo mondo. E come adesso, anche allora, c'era chi strumentalizzava queste cose dicendo che noi non capivamo niente, non capivamo le ragioni dell'agricoltura, eccetera, eccetera, e così via. Poi, sempre grazie all'Aga, che a questa operazione dell'acqua c'era anche la gestione delle fognature, per cui tutta la parte di depurazione, noi Castelnuovo Monti ha depurato le sue acque civili già dagli anni 70, fine degli Sì, che anni poi 70, l'Aga che gestiva anche le sì, fognature. no, c'è stata anche tornando sull'acqua potabile, all'Aga che viene ceduta Certo. l'acquedotto della L'acquedotto della Gabellina, Gabellina, sì. che era Questo già stato creato prima in realtà. aveva creato Marconi con la bonifica tra di Nano Secchi al tempo in cui lui era Che è un diventato. pensiero interessante, Sì. perché non pulito di quello lì, in un acquedotto per la montagna che. Però lui aveva fatto l'asta principale, tra l'altro fatta con molta anche economia di mezzi e quindi aveva molte perdite. L'intervento dell'Aga fu anche risanatorio. Grazie. Sì, sì, sì. Ma
Ma cioè, iniziano esperienze anche adesso siamo andati un po' sul grezzo, io sono andato un po' sulle cose grezze, ma anche all'interno del sistema sanitario, con la riforma, avvio tutto un discorso sulla prevenzione, prima non se ne parlava assolutamente. E poi contestualmente sai che c'è Basaglia con la legge Basaglia e quindi c'è il problema di gestire la malattia mentale, il manicomio di Reggio si svuota. Questo ha impatti sulla montagna. Ha un impatto, dici, sulla Eh beh, montagna. certo, sai, qualche folle, qualche matto viene rispedito anche in montagna ed è da gestire. Certo. Io ho le famiglie che vengono in ufficio, chiedono di essere ricevute, si mettono a piangere perché non sanno come Ah, fare. quindi è normale, cioè, la famiglia che venisse dal sindaco così, direttamente. Sai, in una piccola cittadina c'è un rapporto con la gente che per certi versi è straordinario, insomma. C'è come si può dire, l'amico che impazzisce, con cui hai fatto le scuole medie assieme, che viene senza chiedere appuntamento, bussa alla porta e dice: io vedo una macchina elettronica che mi perseguita. Tu mi devi risolvere il problema. Come faccio? Io chiamo il medico, che a questo punto ce l'ho, mentre prima non ce l'avevo, il medico del SER, del servizio di igiene mentale, che mi viene, me lo prende con garbo, gli parla, eccetera, eccetera. E molto probabilmente, non molto probabilmente, magari dopo una settimana sono costretto a firmare un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, perché è in capo al sindaco l'ultimo responsabile per un trattamento sanitario obbligatorio. Perché prima di mandare in manicomio oppure in un luogo simile al manicomio, il sindaco diventa garante che non ci sia un abuso nei suoi confronti. Il sindaco, voglio dire, è un punto di riferimento chiave, capito? Specialmente in ambienti piccoli, con le cose. Non dico che sia quasi quasi come il confessore, come il sacerdote, ma più o meno laico. Più o meno è così. Quindi anche adesso sentiamo nel merito, cioè per esempio ti dicevo l'asilo nido, la scuola materna, mentre prima c'era la scuola materna confessionale, le scuole materne, riusciamo a fare le scuole materne comunali a Castelnuovo e a Felina, Scuola materna, scuole materne, cioè, è un periodo, gli anni 70 sono un periodo straordinario da tutti i punti di vista, dal punto di vista, anche culturale, arrivo diciamo. subito, dal punto di vista per esempio anche abitativo, Castelnuovo fa due PEP, due piani per l'edilizia economica E quello popolare, ci interessa molto, con le cooperative uno è quello d'abitazione. che vediamo Uno è all'ingresso, quello che diciamo. vediamo all'ingresso, dove loro si sono scelti la tipologia loro di quelle case lì. Io ho preso sempre la colpa della loro bruttezza, però loro si sono scelti loro questa tipologia perché si fece democraticamente, si fece scegliere Agli abitanti, agli i abitanti, proprietari. cioè si fece come si tentarono di fare in antica Grecia, facendo scegliere al popolo se fare la guerra a Sparta. Il popolo scelse di fare la guerra a Sparta e poi Atene perse e quasi quasi credo che lì cominciò la soddisfatta. Però qualcheduno a quel punto disse: forse è meglio pensare di fare un governo di un'oligarchia, in poche parole, di pochi, ma di quelli che sanno. Ma credo che anche questo non sempre dia dei grandi risultati. Comunque, i due Questo c'è, sì. Peppe, Sì.
con due cooperative d'abitazione che fanno le assegnazioni. Sono tutte figure moderne, anche la coabitazione. Quindi Certo. c'era un PRG già Per votato. Bacco, il PRG lo comincio a Battistesso e lo proseguo io con Piacentini, Osvaldo Piacentini, che a Reggio. Quindi c'è sempre Piacentini, anche a Castelnuovo Sì, c'è Piacentini. Soltanto l'ultimo Variati che hanno fatto, l'hanno fatto con Caiti, con l'architetto Caiti. E poi mi parlare della cultura. Sì, noi abbiamo fatto due scelte, sostanzialmente io ho fatto, sulle cose essenzialmente, adesso dire concrete è sbagliato, comunque di sostanza le chiamo io. Uno, l'istituto musicale, che tenerlo in piedi all'epoca costava 1 miliardo. E le entrate le rette che pagavano e i contributi non arrivavano a 500 milioni, quindi gli altri dovevano cercare di trovare il comune e io c'avevo l'opposizione che ovviamente lo voleva chiudere. Quando quello dell'opposizione è diventato sindaco, ovviamente non l'ha chiuso, ma l'ha tenuto, comunque, per dire com'è la politica. Vista un po' di tempo dopo. In retrospettiva, sì. La biblioteca, che è una biblioteca modesta, che diventa una biblioteca, insomma, moderna, si è dotata di molti testi, non mi ricordo quanti testi, se sui 30-40 mila. E soprattutto l'operazione di messa online che prevede che quello che succede adesso, insomma, che se tu a Castelnuovo hai bisogno di un libro, lo trovi alla Panizzi, lo trovi non so dove, magari ti viene consegnato. Era famoso anche il bibliotecario, era Ielli, quindi, no? C'era Quello che dicevi, Ieri che no? era poi addetto anche alla Ah, cultura, il boh. bibliotecario era un altro, Ah, che beh, quello che è tutto fare, sono però cose Ielli. lui è come pensatore, diciamo Sì, così. ok. Ha detto la cultura, sì, però Ieri. E queste due scelte. Noi siamo stati sottoposti, abbiamo avuto, diciamo così, un po' di invasioni barbariche dal punto di vista culturale, di gente che voleva forse venire a portare la cultura da fuori. Da noi c'è stata l'esperienza del gorilla quadrumano, non so se vi dice niente il gorilla Sì, a quadrumano me dice molte cose, ma mi interessa molto quello di che Giuliano Scabbia. sì. Giuliano Scabbia, drammaturgo e insegnante all'Università di Bologna, che fa un seminario di 3 anni, gira per l'Italia desolata con questo teatro di stalla dove va a fare teatro in mezzo alla gente, piccole borgate. Credo che io sia stato tra quelli che segnalato negativamente in questo suo libro, che adesso di cui non dispongo neanche una copia qui. Di questo gorilla quadrumano, per la sua esperienza che ha fatto a Costa dei Grassi, in una stalla di Costa dei Grassi, questo gruppo di drammaturghi, suoi allievi, hanno messo in scena, insomma, noi avevamo una tradizione, noi non a Castelnuovo, ma in montagna c'è una tradizione, quella vera invece, che è il maggio. Tu non puoi far piombare qualcosa dall'esterno. È vero che insegni ai tuoi allievi come si fa drammaturgia in una stalla o in un ambiente che non è un teatro, però secondo me non si è mai organizzato come teatro, nel senso che i contadini che magari cantavano il maggio, comunque quelli un pochettino più letterati, che magari si ritrovavano d'inverno nel luogo più caldo che c'era, che era la stalla, e lì magari o chi leggeva qualche verso, o chi magari a suo modo faceva il teatrante, ma questo era il teatro di stalla che posso capire io. Però il fenomeno vero sono i maggi, che ha tutta una sua storia. Stanno un po' più su, forse. È una sua dignità culturale. Io i Maggi da bambino, ho preso una paura della Madonna, li hanno recitati in uno spiazzo in una pineta a Castelnuovo, Sì.
queste figure, eccetera, eccetera, ho preso una grande paura. Ah, sì? Sì, e sono rimasto terrorizzato dalle immagini, però gli do, riconosco l'ambito culturale, eccetera, eccetera. So che c'è stato, per esempio, Alessandro Ci Benedetto, che ha fatto ha condotto una grossa ricerca su immagini, ed è andato persino in Portogallo. Ci voglio dire che escono dall'Italia, dall'Appennino. Ma il conflitto come quello fu tra con appunto con il gruppo dei gorilla, cioè Ma dove è nato il conflitto? perché francamente io li ho sottovalutati, devo dire, perché non credevo a queste cose, perché dico, tu sapiente che vieni da fuori, vuoi venire qua a insegnare, fare brigare. E allora hanno parlato male nel Cioè, non gli hai libro, dato dei mezzi come stanchiose. no, no, gli hanno parlato male nel libro dell'amministrazione comunale di Castelnuovo. Poi, soprattutto, abbiamo scelto, che non ho portato avanti io, ma l'ho difeso nel piano regolatore, eccetera, eccetera, il recupero del teatro, che attualmente oggi è il luogo, secondo me, assieme alla scuola di musica, sono i luoghi della cultura non solo castelnovese, ma anche della montagna, insomma. La grande operazione però che si fece con il direttore della scuola di musica, che ci aiutò in questo senso, è che si portò la musica classica in tutte le frazioni e successivamente nei paesi anche della montagna, con il famoso progetto Al Chiaro di Luna. Classica o contemporanea? Classica, La classica. classica. Ed erano gli studenti del Merulo che andavano alla Gatta, a Felina, a Villa Versa, a Carrù, nella piazza del paese, eccetera, eccetera, ed erano accolti con grandi feste, gnocco fritto, erbazzone, eccetera, eccetera, diventava una festa di paese. Questo è quello che non fa oggi, purtroppo, il Peri e il Merlo, che si sono fusi assieme, questa parte di rapporto popolare che la scuola ha avuto. Da lì anche il fatto che questa scuola in una cittadina come Castelnuovo avesse 170 iscritti è notevole. Paolo Gandolfi, che era Paolo Gandolfi, sul piano certo. operativo, lui è stato quello che poi Benissimo. faceva le cose, diciamo così, più pratiche, le realizzava, le idee di Gentilucci, ma tutto il discorso di musica e realtà con Gandolfi, Pestalozza a Gandolfi. Castelnuovo, che organizza Gentilucci a Castelnuovo con un seminario di credo di 3 giorni, con anche personaggi come il rettore dell'Università di Zara, mi ricordo, cioè personaggi fuori dall'Italia, Pestalozza, eccetera, eccetera. Beh, insomma, era poi questo tentare, no, di dare alla musica questo aspetto popolare.